primo novembre 2023, dopo la notte di Halloween, oggi si parte molto tardi, 8.42, siamo ai curvoni delle coste, 7 gradi e mezzo, giornata abbastanza limpida, sole, anche se finché non usciamo dal fondo valle non è che si veda. Ecco, adesso arriva, quindi discreta giornata, l'aria finalmente è invernale, sì, al bivio ormai in vetta, mancano 200 metri, 8 gradi e mezzo, l'aria è bella fresca, c'è anche un bel leggero venticello, contribuisce a tenere il cielo limpido, anche se le nuvolette ci sono. È arrivato l'autunno, finita la discesa verso Odolo, si sale verso Agnosine, qui il sole non c'è ancora stato e l'umidità della notte la fa da padrona ancora, tutto bagnato. Ancora 7 gradi e mezzo, adesso ricominciamo a vedere il sole. Finalmente, dopo credo un anno e mezzo barra due, rana risolta in quel tibione e quindi si torna a fare il vecchio passaggio che era ostruito ormai da tempo. Tutta la stradella qua è sempre poco trafficata, quindi è fantastica. Eccola qua, la ricostruzione, il nuovo terrapieno con le reti in paglia. E così si può arrivare a Bione, una strada tranquilla, boschiva. E si scende da Bione verso Porcherane, che abbiamo appena passato, e altra stradella poco conosciuta in mezzo alla campagna e al boschetto. Questa giornata autunnale la strada è chiusa alla nostra sinistra, ma noi non ce ne fregate. Ma che bella la Conca d'Oro! Ma che bella d'autunno la Conca d'Oro!
carino questo passaggio fuori dal traffico e sopra la galleria. Infiliamo nella Greenway, le valli resilienti qua a Sabbio, andando verso Cagnati con Covarno, sapendo perfettamente che non è esattamente la ciclabile per la bici. Infatti la mia non lo sa, pensa sempre di non esserlo e quindi noi la contentiamo. Poi scusami, mi si fa perdersi questo foliage così bello, bucolico. Scusate, va che bello. Ma in realtà il pezzo fino a Cagnatico è praticamente asfaltato, anche se a tutte è scassato, ma non è poi così male. Allora il Chiese è bello incagnito e è salito anche in ciclabile in punto prima, cioè quando ha avuto l'ondata di piena l'altro giorno, probabilmente ieri notte. Allora noi facciamo la stradella che fa Clibio, poi prendiamo la carta nera, un pezzettino di statale, perché il pezzo sterrato là è un po' così. Credo di non aver mai visto questa roccia fino all'acqua. And this is the heart of Clibio, questo è il cuore di Clibio, paese preferito dal Fu Silvio. Ma che bel che è, quattro case sparse, giusto per farvi vedere che è abbastanza incazzoso. E questo vialetto di Roè ha sempre il suo perché, soprattutto ovviamente d'autunno. Un po' strade estive, difficilmente in autunno inverno passo di qua. È una strada del ritorno a Polpe. Il suo air shock anche in autunno è come non è. Siamo di nuovo nel boschetto della mia fantasia, verso Pospesio dopo il suo air shock. Stavolta andiamo su dal Serle si deve, dal classico. Quindi ecco, oggi si sale dal nuovo Serle, perlomeno l'inizio, poi in base al traffico mi sa che entreremo comunque nei viottoli dopo. Se non altro bisogna dire che è relativamente paesaggistico, perché è scavato dentro in una ex cava, come si può vedere dai gradoni del marmo. E la cava si è spostata più sopra e la voragine di marmo è più in alto. Qui all'innesto la vecchia strada, quella che faccio sempre io, arriva da qua sotto, c'è il guardrail, il sentiero per uscire da guardrail e rimettersi su quella nuova. Tra mezza far tanto. Una giornata di festa come il primo novembre, con pochissimo traffico, si può fare il Serle classico sulla provinciale e poi tramite il Raio San Gallo. Diciamo che la gente lo prende là al bivio, perché poi di qua si va a Castello e poi si scende da San Gallo a Botticino. Di là si sale fino in cima alle Cariadine, quindi qui si va anche al Tesino. Quindi non tutti transitano su questo scollinamento verso Brescia. Adesso vi faccio vedere il lago da qua. Ecco.
questa è là, quel brutto tempo che arriva. Eccolo il vero scollinamento che porta verso il San Gallo, prima castello, e di fronte a noi il monastero di San Bartolomeo, vetta delle Cariadi, che si avvicina ai 1000 metri di quota. Dunque, l'autunno a Serle, Cariadeghe, è sempre magnifico. San Gallo! Insomma, anche oggi 1600 metri portati a casa nonostante tutto, 95 km, faccio un'ora e un quarto, ma il tempo come previsto si è ingruttito di brutto e più tardi pioverà.